A Lucignano, oltre la storia, la cultura, l'enogastronomia, c'è una forte tradizione legata al folklore. E qui con me ho Guido Perugini, memoria storica della Maggiolata di Lucignano. La Maggiolata è la manifestazione più importante di Lucignano. Generalmente si svolge le ultime due domeniche di maggio ed è la festa dei fiori. La manifestazione ha origine nel 1937, quando il regime dell'epoca, recuperando una tradizione che era molto in voga in quel periodo, intende riproporre in maniera folclorica tradizioni, feste campagnole legate all'annata agraria. Nasce come evento spettacolare con la presenza di carri con fiori di campo, rose, ginestre e quant'altro, ginestre che qui a Lucignano noi chiamiamo maggio, da cui deriva il nome proprio della manifestazione. E poi naturalmente c'era la presenza molto forte di gruppi di giovani delle frazioni del paese che diciamo gareggiavano nel ballare, danzare, cantare e quindi riproporre anche musiche e balli che costituiscono un patrimonio musicale popolare davvero unico. Naturalmente rispetto all'epoca iniziale ha subito delle modifiche sostanziali, mantenendo comunque il suo spirito originario. La festa di ora intanto prevede la suddivisione del territorio di Lucignano in quattro ambiti territoriali, i quattro rioni. Noi siamo in questo momento dentro il territorio della contrada di Porta Murata, dai colori rosso-blu. A seguire il rione di Porta San Giovanni, giallo-verde, quindi il rione di Via dell'Amore con i colori giallo-rossi e poi l'ultimo rione, che è il rione di Porta San Giusto, con i colori nero-bianchi. Il motivo del contendere ovviamente è la vittoria finale, quindi l'assegnazione del grifo d'oro, che è il simbolo del primato per un anno intero della contrada che ha realizzato il carro migliore sulla base di un verdetto ovviamente da una apposita giuria composta da grandi esperti e anche dal voto popolare. Ma per arrivare alla vittoria finale della Maggiolata, raccontaci un po' qual è il percorso. Il percorso è un percorso molto laborioso che parte addirittura dal mese di gennaio-febbraio, quando all'interno dei cantieri messi a disposizione dall'amministrazione comunale, i quattro rioni, in maniera molto segreta, lavorano per la realizzazione dei carri allegorici. Dopo la fase realizzativa dal punto di vista meccanico, ingegneristico, architettonico, si passa alla fioritura dei carri, che è un lavoro enorme, allucinante, che fa parte della memoria di ognuno di noi di Lucignano. Perché ecco, quanti fiori vengono impiegati? Si parla di circa 100.000 garofani, gerbere, rose e altre margherite e altre essenze floreali. Quindi un lavoro imponente. Gli ultimi giorni, le ultime notti, tutto il popolo del rione è lì intento a coprire di fiori questi carri mastodontici. Proprio dove c'è l'ingresso del Cassero c'è il palco della premiazione e lì, in un'attesa frenetica, spasmodica, davanti a migliaia di persone, il presidente dell'associazione Maggiolata legge il verdetto.
ha luogo un momento magico della manifestazione. Uno dei quattro popoli avrà la vittoria e potete immaginare che qui in piazza succede di tutto. Per una notte Lucignano vive un'emozione lunghissima. Una delle cose da fare in Valdichiana sicuramente sono le visite in cantina e le degustazioni. Noi qua siamo all'azienda agricola Il Sosso con il nostro amico Tommaso. Ciao Tommaso, come stai? Ciao, tutto bene, tutto bene. Senti, ci racconti un po' della tua azienda agricola qua a Lucignano, cosa fate? Diciamo, la nostra azienda nasce nel 1965, l'anno in cui è stata acquistata la proprietà da mio nonno, quindi oramai siamo alla terza generazione. Quindi da ormai più di 50 anni produciamo vini e in piccola parte anche olio. Tutta la proprietà si estende per circa 50 ettari, e di cui 27 coperti a vigneto. Abbiamo le varietà più rappresentative toscane, quindi a partire chiaramente dal Sangiovese, che è il vitigno, diciamo, principe della viticoltura toscana, accompagnate da altre varietà autoctone quali per esempio Colorino e Canaiolo, che noi abbiamo riscoperto da qualche anno, e poi Cabernet Sauvignon, Merlot e dello Chardonnay per quanto riguarda la produzione di vino bianco. Tommaso, portaci a vedere la cantina. Bene, andiamo. Tommaso, questa è la vostra bellissima cantina. Sì, allora, questa è la cantina storica della villa, che risale alla seconda metà del 1700, quindi è veramente antica. Qui ci sono pochissimi sbalzi termici, che è fondamentale poi per l'invecchiamento poi del vino stesso. Il vino riposa nelle nostre botti di rovere francese per un periodo non inferiore ai 18-20 mesi, e dopo questa fase qui poi avviene l'imbottigliamento. Ecco, qui infatti ci sono tutte le vostre produzioni, sia di bianco, sì, che di vino rosso. Esatto, questo è il nostro vino bianco, che è uno Chardonnay con una piccola percentuale di Viognier, quindi taglio, diciamo, di vitigni francesi. E poi dopo qui ci sono tutti i nostri quattro vini rossi, che, diciamo, la loro linea comune è quella di avere tutti una base di uve Sangiovese. Vitigno tipico. Esattamente. Bene, allora facciamo un brindisi. Assolutamente sì. Vi aspettiamo qui a Lucignano. E ora che lo sai, vieni anche tu a bere in Valdichiana.